tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Allora, in questo episodio andremo a provare qualcosa di un po' nuovo. Volevo provare a fare qualche trasporto un po' diverso dal solito. Vediamo un po', allora, ordinati per prezzo, da Lussemburgo a Manchester. Siamo già andati di là, abbiamo solo fatto questo, siamo andati solo a Dover. Non sarebbe male, però è un po' lungo, non va bene. Andrei magari su un qualcosa che ci... che magari frutti un po' più... Dov'è? Prezzo per distanza, eccolo qua. Questo, vediamo un po', da Berlino a Lodz. Dai. Perché prima abbiamo fatto da Berlino a Dortmund, ok. Quindi direi come distanza più o meno ci siamo, perché se io cerco qualcosa a Berlino, da Berlino a Dortmund, vediamo se lo trovo. Solo per comparare un pochino i chilometri, perché voglio farlo un po' più corto di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ah, non c'è. No. No, e allora da Dortmund Cambridge non c'è per... Vabbè, va bene. Noi adesso allora direi che possiamo guardare, facciamo... Ah, togliamo da qua che tanto... Ok, Berlino-Lodz, Berlino-Varsavia. Questo però è un po' troppo lungo. Da Liege a London. A London. Potrebbe anche fare. Invece... Nuremberga, Varsavia, Calais, Düsseldorf, Calais. Ma, sapete che vi dico, andiamo, facendo questo qua. No, anzi, questo qua. No, però è troppo lungo. Ah! Deciditi, agromoderni! Metz, Nürnberg, no? Che poi Metz che città è? Nella, cioè, il nome che pronunciamo noi, perché tipo... Stuttgart e Stoccarda. Manchester, vabbè, noi lo pronunciamo così, Manchester. Escavatori. Allora, vediamo un attimo, tipo... Così, e vediamo il primo che... abbia dei carichi che ci piacciono. Scavatrici, mobili, pianali ribassati, sarebbe carino. Dai, facciamo questo. Ci sta, dai. Con l'MP4 che mi va di utilizzarlo. Che non è da confondere con l'MP4 l'arma per chi gioca Call of Duty e ste cose qua. Allora ragazzi, in questo episodio vi volevo parlare un attimo. Anzi, prima usciamo dalla zona così tranquilli, perché poi parliamo quando siamo in autostrada che possiamo permettercelo. Ah, cioè praticamente è un rimorchio Inception. C'è un rimorchio sopra un rimorchio sopra un rimorchio. Va bene. Accendiamo le luci magari? Com'è già che le si accendevano? Così. Qua a sinistra non c'è nessuno. Va bene. Ok. Perfetto. Ok. Allora. Abbiamo da fare 900 km. Ah già, però c'è la... Mi sono messo nella corsia sbagliata. Vabbè. Comunque, in questo episodio vi volevo chiedere come continuare la serie, perché sono curioso di sapere un pochino voi come la pensate. Secondo me potremmo iniziare a pensare di comprare un mezzo. Tanto vi ricordo ancora una volta che io dovrei ancora aggiungere circa 20.000 euro a quei 29.000 che abbiamo adesso per dei bug, per cui che me ne avevano fatti perdere. Quindi arriveremo a 49.000. Mettete che con questo viaggio magari ne guadagniamo 6.000. Potremmo farcela in teoria. Anche stavolta ho sbagliato a incolonnarmi. Vabbè. Comunque mettete che magari ne guadagniamo 6.000. Andiamo poi quasi a 56.000. E io non mi ricordo quanto, mi pare che uno dei primi camion costassero tipo qualcosa come 98.000, 100.000. Quindi diciamo che è abbastanza affrontabile, anche perché possiamo chiedere un prestito un po' più basso alla banca. C'è da dire che di sicuro se comprerò qualcosa dovrò concentrarmi molto di più sui viaggi, perché adesso io li sto prendendo anche un po' sotto gamba, perché parlo con voi. Mentre invece diciamo che
se un mezzo mio, come abbiamo già visto nei primi episodi, perché vi ricordo per quelli che si fossero sintonizzati solo adesso sul canale, questa serie in realtà è un po' come se fosse la seconda volta che la rifaccio, nel senso che l'avevo iniziata verso gennaio forse o dicembre, qualcosa del genere, e l'avevo iniziata in single player, avevo già comprato un MAN mio, no, un Volvo, scusate, avevo comprato un Volvo tutto mio e ho fatto un po' di trasporti. Qual era il problema? Il problema era che io non ero ancora abituato alle meccaniche di gioco di Eurotruck, quindi facevo spesso incidenti e ti viene a costare un capitale fare gli incidenti. Cioè, ero arrivato al punto di dover posare il camion, iniziare a lavorare come dipendente per raggiungere magari 15.000 euro che erano le riparazioni per riparare l'altro camion. Quindi alla fine avevo fatto, che mi pare, vendere il camion e avevo continuato come dipendente. Il discorso però qual è? Il discorso è, se lavori come dipendente guadagni molto di meno. Se lavori come indipendente hai molti più rischi da assumere, quindi c'è questo da decidere. Poi di sicuro mi piacerebbe cambiare, non prendere più un Volvo, giusto per cambiare le cose sul canale. E vedremo. Oh, che bello, questo ponte mi piace tantissimo, veramente bello. Per come è fatto. No, poi anche la grafica di Eurotruck, veramente. Una volta c'erano solo le mod che facevano queste cose qua, invece adesso, wow, stupendo. Ah, ecco, poi fatemi sapere, in teoria dovrebbe uscire dai creatori di Eurotruck, dovrebbero uscire anche un nuovo simulatore che è American Truck Simulator, penso. È praticamente ispirato tutto alle strade americane, camion americani, tutte queste cose qua. Io non vado pazzo per i camion a muso lungo. Mi piacciono, sarà che è l'abitudine magari a vederli, mi piacciono di più questi qua. Però se a voi piacerebbe vedere una serie sopra, e non, per favore non vi chiedo, cioè non vi sto chiedendo, ditemi se vi piacerebbe vedere una recensione o un video sopra, vi sto chiedendo una serie, perché io se compro un videogioco, soprattutto se è un videogioco che a me non è che mi tiri chissà quanto, poi magari mi ricrederò tipo Farm Expert, dicevo la stessa cosa di Farm Expert, poi alla fine adesso ci sto facendo sopra una serie. Però comunque, cioè io vi chiedo veramente, voi andatevi a vedere gli screenshot e i video preview di quel gioco e fatemi sapere se vorreste vedere proprio una serie, magari da alternare con Eurotruck, tipo una settimana Eurotruck, una settimana American Truck. E niente, poi come ho già detto, dato che molti me lo scrivono sempre, ragazzi, io su questo salvataggio non metto mod, proprio perché ho perso l'altro salvataggio per colpa delle mod. Quindi non metto mod per adesso. Poi vedremo in futuro. E comunque se mai le metterò, non metterò quel tipo di mod che alcuni di voi mi consigliano, tipo metti il camion a 10 assi. Chi è che ha mai visto un camion a 10 assi? Soprattutto una motrice. Cioè, una roba pazzesca, lasciamo stare. E niente. Ah, lì c'è uno che girava vuoto, non sapevo. Mi sembrava di averli sempre visti carichi. Solo in multiplayer di vederne. Mi era sembrato solo in multiplayer di vederne uno vuoto. E nada de altro. Ora giriamo un pochino. Magari potrei fare anche un taglio. Sì, potrei anche fare un taglio. E noi ci vediamo fra pochissimo. Va, ragazzi, facciamo così. Così almeno non vi annoio e devo rientrare nei tempi. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati a Grimsby, quella roba lì. Mancano pochissime curve. Allora, 64 all'ora, limite. Brutta cosa. Dov'è che dobbiamo scaricare? F6, alla V, W, G, C, C. W, G, F, G. Vabbè, W, G, C, C. Beh, no. Sembra tipo il nome di un'industria metallurgica o queste cose qua. Poi adesso tipo arriviamo, c'entra niente. Vediamo, sono curioso di vedere. Voi siete curiosi? Io sì. Andiamo dritti. Sorpasso destra, attenzione. Tanto qua si può. È stranissimo fare un sorpasso destra, ma qua si può. Tac, qua non c'è nessuno. Ok. E la precedenza come funziona in... Cavolo, l'ho passata.
precedenza come funziona in Inghilterra? Se qualcuno lo sa me lo dica. Cioè tipo è sempre come da noi, dare a sinistra, a parte indicazioni esplicite. Sono veramente curioso di saperlo. Non si sa mai che magari un giorno poi andrò in Inghilterra e dovrò pure guidare, chi lo sa. Ah, ok, era tipo quella da cui siamo partiti. Magari tipo un'altra sede, può essere. Allora, adesso giriamo. Non andiamo troppo in là, che altrimenti. Storto all'ultimo, che schifo. Vabbè, tentiamo, dai. Magari, ecco appunto, ce l'accetta. Sgancio, ok, perfetto. Sufficiente solo. 7000, dai. Vabbè, esperienza, non passiamo un nuovo livello, ma va bene lo stesso. Quindi adesso abbiamo... Quanti soldi? Dove sono scritti i soldi? Ah, 35.712 più 20.000, quindi... All'incirca siamo sui 55.000 euro. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come al solito, se avete consigli, più che altro da farmi sapere, lasciate un bel commentuzzo per dirmi ciò che volete e poi lasciate un bel mi piace per farmi sapere se il video vi è piaciuto veramente. Noi ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video oppure su tutti i social network, come al solito. Da Agro Moderni è tutto, io vi saluto. Ciao a tutti ragazzi.